Io vi dico che mi faccio una bella dormita, Yuffie non rompere le palle. Sì, va bene. Non venire nel letto, mi raccomando. Ma ce n'è uno di letto, come pensavo di farci dormire tutti? Sì, fino alla partenza. Devo fare qualcosa qua? Devo fare un sacco di cose qua. Però calcolando che la Regina Rossa mi richiede il livello 8. E ci sono molto lontano, suppongo che anche qua ci ritorneremo. Quindi per me si può andare anche avanti. Cioè, quando è una cosa appunto. Una paura potrebbe essere quella di. Perdi la cosa che c'è adesso. Ci sono i dinosauri? Ah! Forse. No, però era un altro. Vabbè. Sì, comunque, dato che ci ritorneremo, ho paura di solito che si perdano le cose presenti ora. Quindi non puoi fare più le cose presenti adesso, ma quando ci ritorni ne hai altre e non hai più quelle vecchie. Per ora non sembra essere stato così. E il reattore. Allora, com'è che si chiamava? La materia. Come si chiamavano? Oddio. Creature. Vabbè, quel pesce gigante che avevamo visto. Era nell'altro reattore. Weapon. Ecco. Vabbè, non era proprio creatura. To investigate, but some creatures kept us from getting into the reactor. Though all they did was fly around, just the sight of those weird black wisps was enough. Che descrizione è? Now ain't that something? You could see them. Ah, i Numen Yeah, forse? of course. Why? Do you know what they are? Whispers. Whispers. Well, this just got more interesting. So, when do we leave? You, young lady, are on guard duty. Okay. Oh, come on! I just want to help out! Be a part of the team! Yeah, had you been a real team player. Keep an eye on her for us. I'll do my best. Vabbè, ma Barrett, ma che cacchio, ma scusa. Let's just get in, take a look, and get out. Ma a parte che poi lei il cacchio ha trovato l'arma nuova adesso, mannaggia. Almeno fammela usare. Siamo in 6. Let's go. You guys hold down the fort. Ah, ok, cioè con Kat e Red, ho capito. Ah, proprio. Ah, non ci ho pensato, lasciano proprio le donne qua. Boh, vabbè, Barrett, mi sembra. Va bene, nel senso. Sei preoccupato. Però, insomma, cioè, Tifa non era malaccio. Come anche. Va bene, Iris, che non mi serve a niente. Yuffie volevo usarla, peccato, vabbè. Ma, cioè, Tifa. Pesta a sangue, nel senso. Oh, ha deciso lui? Ha deciso lui, vabbè, prendetevela con lui. Ok. Comunque, essendo un reattore, è probabile che ci possa essere sta weapon. Magari appunto si è proprio generata nella Mako. Se c'è tutta la Mako ancora, eccetera. Non posso prenderli i robi, però. Mi ha mandato un cioco. La foto là adesso. Più avanti, eh. Come again? What's a whisper when it's at home? An arbiter of fate. They appear when destiny is about to be altered. Ensure it maintains its intended course. I thought we already changed it. Ma in realtà no, vabbè. Oh, ciao! Bagigandi! Bagigandi!
Che boh. Sembravano dei lucertoloni strani. Ma per me sì, ci muovevamo molto meglio comunque con i chocobo e quelle robe lì. Vabbè, non so neanche dove sto andando. E forse ci fanno affrontare una weapon. Perché pensavo che ci facessero affrontare quella vecchia, ma non ce l'hanno fatta affrontare. Questa? Ah, cacchio, la rana. Torre? Attiviamo anche una torre, che non si sa mai. Olè. Quindi abbiamo questo in meno per la prossima volta. Ah, giusto per una, dai. Che ci spostiamo, ecco. Ci spostiamo meglio. Anche se non è appunto il momento migliore per esplorare. E poi è partita tutta sta musica. Ma quanti ce ne sono di quei funghi poi? Un po' come se potessi rimbalzare tan 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 e andare da tutte le parti. Va bene. Mi piacerebbe più che altro finire i vestigi dell'altro prima. Cloud. There are pockets within the Gungaga region that we still cannot scan, despite being within range of a tower. If anyone is capable of evading detection by Republic Tech, it must be Shinra. Yes. Furthermore, as we have yet to detect the proto relic, I suspect these issues may be related in some manner. I've marked the previously mentioned pockets on your map. And remember, when surveying, safety first. Cioè non mi segna tutto in mappa? Vestigio proto relic, no, forse riguardante il vestigio. Cioè riguardante il vestigio, non è una quest per il vestigio, però appunto boh, ciao bello, dove vai? Mi piacerebbe finire quell'altro prima. Perché solo noi? È una trappola, ho capito, ma che ne sanno? Cioè, come fanno a sapere che ci sono sti robi se è una trappola? Ce li hanno proprio descritti, sono sti robi volanti, neri. Che poi quando me l'ha spiegato ha detto erano ste cose volanti con un coso uno sopra l'altro, volavano. Sarà un cavaliere. Boh. Siamo molto prima che ciò, è peccato. Vado in qua. Poi per la questione dei nemici abbiamo tempo, eh. Quando ci torniamo per l'esplorazione. Forse. Se non mi perdo prima, perché mi sa che già è andata. Ve l'ho detto io che tanto qua mi perdevo. No, 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 calma. Vabbè, dai. Va bene. Già che ci sono. Forse. Segreto della cascata? No. Ma è sopra? Ah. Piccione? Piccione, mi dai una mano?
Dai, adesso ce lo togliamo. Forse da qua. Bravo. Giallo. Così vediamo anche i colori. Però una cosa contro una weapon me l'aspettavo più avanti, sinceramente. Però a sto punto dipende da quante ne affronteremo. Perché se c'è anche nell'altro reattore. Ah beh, forse potrebbe anche essere magari una di quelle robe. Che si aggiunge all'esplorazione. Cioè, in ogni reattore di ogni zona, anche se la prateria, boh, non mi ricordo. Però in ogni reattore di ogni zona magari c'è una weapon e devi ammazzarla. Più che altro, il verso l'ha fatto un pesce, come quell'altra, o è un altro? È un'altra bestia. Perché comunque se nuotano nella Mako, probabilmente sono tutti a forma di pesce o comunque quelle robe lì. Se nuotano nella Mako. Se non c'è Mako qua, perché magari non c'è. Che poi tra l'altro se ci fosse della Mako io non nuoterei nelle acque vicine. Poi vedete voi, dato che è esploso. È un po' come se stessero nuotando nella Mako. Sarà tutto un casato. Ma io non so se c'è un'entrata principale. Continuo ad andare dritto, tanto finché... Finché non c'è una strada. Hello? Chiaramente è tutto distrutto. Damn. Nature came back swinging. That's the Mako rich land. What's good for life is great for reactors. In 3 anni c'è tutta sta roba, più che altro. Eccoli. They're not as we know them. How you figure? Vabbè, figurati. Spazio aereo di Gongaga. Eccola lei. How much longer? We expect to arrive within the hour. Then I better choose a suitable toy. Will that be necessary, ma'am? Of course it will. È lo stesso. È lo stesso mecha che ho usato nel DLC, mi pa. Quello non so che schifo era. Forse anche quello lì era nel DLC, però. Oh, no, oddio. Era nel remake, però. Che era quello che ci scagliava contro Ojo. Potrebbe essere. No, cos'è che volevo dire? Inhumen. Io mi ricordo quando fecero l'assalto al distretto 7. Che ce n'era uno in particolare che potevamo attaccare. Gli altri erano tutti un po' così, ma ce n'era uno che era forte e resisteva. Ora il discorso è, era una cosa giusto per dire, ok, ne mettiamo uno che è un po' più compatibile, o ce n'è uno in specifico? Ce n'è uno in particolare che magari è appunto non è come gli altri. Tipo anche adesso ha detto non sono come gli altri. Via. Fiore predatore.
Mi sembrava una rana. Questi qua sono importanti, eh. Direi subito. Fammi vedere un po'. Lama satinata. C'ho 4 di quelle. Finale infinito. Questa ne ha 2 però. Mi perde 2 materie. Finale infinito si fa. Fammi vedere più che altro anche. Forse era lui? No. Li metto a Yuffie. Abbatti Aquila. Sdoppiamento? Infliggi il cubo di grazia durante lo sdoppiamento? No. Ricorre temporaneamente alla vita di un doppione che agisce come l'originale. Questo è nuovo. Vai. Che mi ricordo c'era... Non era vorticante. C'era una mossa che ancora non ce l'ha. C'aveva una mossa Yuffie che faceva i danni elementali che ci avevi in quel momento. Bellina. Sembra la spada di diamante di Minecraft. Un po' più fatta meglio. Un pochettino. Peccato però che mi perde le due robe. Vabbè, poi la cambiamo. Ciao ragazzi. Voi andate di là, io vado di qua. E là! Una battaglia di 2 nemici. Sono diventati in 8. Cioè questi partoriscono mentre li attacchi. Vabbè. C'è qualcosa più che altro qua? Grangala. Tipo Grandala, comunque che sia. Cioè ti partorisce davanti se lo attacchi. Ed evoca un figlio. Il figlio diventa grande. No, non è vero, non lo so. Però continuano a partorire dopo un tot di attacchi che li fai. Vabbè, calmi, eh. Ah, io sono passato da lì. Credo. Io vengo dal di là. Sì. Giusto, sì. Questa non me la ricordavo. Ok. Sembrano un po' le fogne sotto il coso di quell'altro. Di Corneo. Quelle cacchie di fogne, quanto mi sono perso. Che poi più che perso, mamma mia. Chi è? Ancora Rana. Finale infinito è sempre bello. Vertebre di belva addirittura. Finale infinito è sempre interessante come mossa. Te? Un cavo? Oh no. Oh no, è come quello all'inizio. Eccolo qua. L2, aspetta. Ma chi è che l'ha staccata e l'ha messo qua poi? No, beh, è più semplice. Toh. Mamma mia, mi sa che è come all'inizio che c'erano da portare gli aspirapolveri. E vabbè. Pam 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 pam. Senti lì. Bella raga. Posso, ho già finito anche il finale infinito. E più che altro perché è bella come arma, però non ho visto neanche le statistiche. È magica. Dammi la satinata. Grazie. Non sono messo benissimo, però. Sto combattendo senza curarmi di niente. Più che altro appunto tutto in... in modo da fare finale infinito, così me la tolgo subito. Non avevo visto che era magica, vabbè. Non è comunque un problema. Ma non c'è niente. Allora, noi avevamo visto dal di là. Dal di là c'erano i numeri.
idrostoccaggio. Ma le bestie non è che sono quelle, vero? Non credo. Cioè, che loro non riescano ad andare là, non era anche per le bestie normali. Era solo per i Numen, che appunto cercavo di impedirlo. Però allora il discorso è: a loro cercavano di impedirlo perché andano nel destino, a noi no. Quindi siamo noi che dobbiamo andare là. Anche grazie al cacchio, perché sennò che cacchio di gioco è se ti bloccano tutta la strada? Ha senso anche qui. Ciao. Boh. Vabbè, Barret, non c'è bisogno di detonarli in quel modo. Dovrei un attimo ricurarmi. Grazie. Se è possibile. Chiaramente andiamo con questi. Red, per ora aspetta un attimo, dai. No, hanno tutti un pallino viola in mezzo. Va bene. Sì, sì. Soprattutto lui. Posso andare? Ok. Ma non è qua. Pa 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 pa. Oh cacchio, c'è troppa gente, raga, io sono messo malissimo. Vabbè, che finché sono ranettine, poverine. Ehi là. Proprio quello. Non so se a sto punto le casse viola sono specifiche delle armi. È un materiale raro, la cassa viola. Ma dov'è il cavo? Dove passa? Trova il modo di collegarlo. E c'è sto coso qua. Ah. Pensavo potesse essere un bug grafico. Il fatto che appunto era tirato in quel modo. Invece no, bravi. Bravi, bravi, bravi. Non ci arriva lo stesso, vero? No, ci arriva. Poi li passa attraverso al corpo di Cloud, ma vabbè. Ora il terminale di regolazione dell'acqua. Sì, però, vabbè. C'era anche l'altro. Bello che dice allontanarsi dall'aria e già è partito il robo. Allora, io devo andare là. Pa, 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 pa. Cioè, ora posso attraversare quel pezzo, ma io devo andare di là. Do passo. Oh oh. Sì, quello l'abbiamo fatto. Still. Ma sono tornati questi? Forse devo alzarlo ancora. Devo alzarlo nuovamente, mi sa. Se posso. Perché non c'è, non vedo neanche un gancio. Un gancio per aggrapparsi, magari. Questa?
No, ma poi sono scollegate, quelle sono scollegate da qui. Boh, allora aspetta, voi levatevi. Tamo che c'è cazzito. Allora, magari, boh. O devo veramente alzare la roba? Perché qua è a terra questo. L'unica è qua. Ma sicuramente. Sì, sta a vedere. Cioè, lì, quello lì è proprio il livello del tipo alza l'acqua. Non è che posso alzarla. Qua non passo più dopo. Aspetta. Allora, aspetta un attimo, eh. He's back now. Fatta è come. Oh, aspetta un attimo, voglio vedere se posso. No. Non c'è modo di alzarli ulteriormente. Sì, però scusa un attimo, lì ci sono quelle, eh. Ah, bastardi. Ci sono le casse qua. Brutti stronzi, godo! Godo! Collare d'oro è per il ragazzotto. Che anche se non lo sto usando. Piccolo Red. Sollievo guerriero. 106 di fisico? Ok. Onesto. Dovrei metterlo in squadra perché. Via. Adesso ci sono, adesso sto bene. Andiamo. Perché lì potevo scendere? Ah. E che cacchio, volevano fregarmi. Quelle sono le mie armi. Non mi ricordo nell'1 se c'era una. No, non credo. Avevo mancato un'arma nell'1 nel remake. Ah, che poi mi sa che l'abbiamo anche vista. Era l'arma di Iris. Era tipo una spada. Il batecco di Iris. Che si prendeva, tra l'altro, in modo abbastanza infame con furto. E anche qua sicuramente ci sarà qualcosa da furtare. Però col fatto che scannerizzo i nemici, eccetera. Si può vedere. Cioè, ti dice quando lo scannerizzi, dice furto. E ti dice che oggetto puoi rubare. Quindi quello ci darà una mano. E l'amaco c'è. Che poi il rettore, quando eravamo andati nel primo, con la weapon lui cazzi non c'era. Too much Mako here. Oh, no. That's a Ravnica! Shit! How did they? You told them, didn't you? What? It must be me! I swear! Attracts all kinds, gnats and vermin included. Scarlet! Thank goodness I had the foresight to bring some exterminators. Non sono gli stessi che avevamo affrontato. Incognito. Ok. Sono morti? Ma scusa, c'era scritto puoi riprendere vita. Ma
fino a due volte. Non se, vabbè, non se andava in fiamme, certo, però non mi pareva di averli devastati in quel modo. Questa è un'arena, eccoli là. Oh, palla là. Vedi, se, allora, se li ammazzi che vanno in fiamme, vanno in fiamme se li dai fuoco, ovviamente. Se muoiono mentre vanno a fuoco, non respawnano. Se non respawnano addirittura. Ah, il grosso. È lo stesso, raga, è lui. Lui l'avevamo già affrontato. Prototipo. No, forse no, Forse non proprio lui. È un altro. Aspetta, sono in mezzo alle palle. Ho un'analisi, mi tocca farlo. Assorbimento mago questo è un potente attacco. Subisce una determinata quantità di danni. Interrompe assorbimento mago ed entra in tensione. Buono. Col ghiaccio. Vai. Ghiaccio c'ho qualcosa? Vabbè, con lui c'ho tutto. Aspetta. Gliel'hai tirato? L'ha preso. Te Barrettopoli c'è qualcosa? C'hai un'energia. Dagli una mano al gattino. Fulgara lo odio. Porca vacca se odio Fulgara. Aspetta. Mi dà le palle. È bellissimo vedere lui che lotta piccolino in mezzo al robo. Tocca chiamare il ragazzotto qua. Tu che cammina lì così mentre spara. Tu. Cosa c'hai di bello te? C'hai Kree anche te? Ehi là. Non ce l'ha. Non è quello grosso. Aiaiai, amico mio. Vai. Vai. Sai che qua è ora di fargli un po' di danni, Si riesco anche con il finale infinito. Sai cosa c'hai di bello più che altro? Attacco imprevedibile? Dallo tratto. Vediamo cosa esce con dallo tratto. Te carica un po'. Vai. Ma vedete, cacchio, se ci fosse stata Tifa l'avremmo demolito. Mannaggia. Adesso non lo prendo più, vabbè. Sì, l'avevo interrotto, però, vabbè. Cioè, se non gli bastavano le sberle attaccate. Allora, probabilmente ci lancia appunto della roba iniettata di Mako. E Cloud lo sente. Sinergetiche. Soul Moguri. Attacco a distanza, rotazione ampio raggio di Barrett e livello abilità limite plus. Vai sul Muguri. Ma cos'è? Un guerriero. Boh. Allora, fammi vedere. Te energia. Dai un po' di Cloud. Ma senti come pompa la musica. Parapapà. Tieni. Non gli ho fatto un cacchio. Ultra assorbimento Mako. Non riusciamo a fermarlo, no. Troppo difficile. No. Credo che sia questa la battaglia del capitolo. Anche se lei, boh. Però non c'è niente.
spirito di squadra. Ehi là! No, però l'uno non mi serve. Fulgora. Aiuto. Che è successo? Oltre il fatto che lo stiamo quasi per stordire, più che altro. Barrettopoli? Cos'è che c'ha Barrettopoli? Ah, sta cosando. Attacco a distanza, rotazione ambientale, ok, sì. Vabbè, dai, vai. Se riusciamo a stordirlo. Forse gli è entrato. Gli è entrato. Cioè, gli è entrato prima di fare il robo. Finale infinito, ce la fai? Uff! Con Tifa ci avremmo messo 5 minuti in meno. Cloud. Più che altro l'urlo. L'urlo del mostro, della weapon, era qua. Però non è uscita. Let me help. Arriva la weapon, se la prende via.